Ciao a tutti ragazzi, sono Eliza e lei è Midlam. Oggi proveremo a fare una challenge. Rischia il gusto! Non ho mai provato a fare questa challenge, non so se lei sì. No, ma neanche io, è la prima volta. Però leggendo qua dietro ci stanno certe caramelle che fanno schifo. Per esempio, brufolo con pus. O lampone viola, il brufolo con pus, ma sì. Che cos'è? Pupù fresca, pupù fresca, crocchette per gatti. Certo, buone, sono buone le crocchette per gatti, ne avevo mangiate. Bava viscida, che è dell'umaca. Sì. Dentiera dello zio, ma perché la dentiera dello zio non so. Certo, quando tu la metti dentro al bicchiere, no? Quella piccia che si forma dentro che al bicchiere. Alito della nonna. Certo, chi di noi non è andato dalla nonna? Che bello che è la nonna! E poi togliergli quella litata proprio marcia. Lardo bisunto. Certo, quello quando mangi il prosciutto. E piede sudaticcio. Ma hai mai assaggiato un piede sudato? No, ma l'ho sentito l'odore. Quindi abbiamo la busta rosa e la busta gialla. Quindi sulla busta rosa abbiamo contenenti tre caramelle. Che sono o lardo bisunto o mandarino, quindi una buona e una cattiva. L'altra è verde, piede sudaticcio o giuggiola. E quella rosa, alito della nonna o fragolina. Nella busta gialla c'è dentiera dello zio o amarena, bava viscida o passion fruit e carogna marcia o prugna selvatica. Caramella nera. Attenzione, non adatto a persone facilmente suggestionabili. Apriamo, vediamo cosa troviamo all'interno. Ok, all'interno vedi ci sono. Guarda quante caramelle. Le caramelle. Ma c'è solo una blu? C'è solo ma una no! Blu! Lo zucchero! Opera! Ok. E abbiamo il nostro piatto qui. Ho tante tante caramelle. Chi è che inizia? Allora. Disparo, disparo. Buttiamole giù. Sei? Paro. Ok, a posto. Inizio io. Ora incominciamo a girare. Colore rossa. Rossa, attenzione, quale sceglia? Rossa, ok, presa. Allora, mi è uscita la caramella rossa, quindi la caramella rossa. O è dentiera dello zio o amarena? Speriamo che sia amarena. Andiamo. Che faccia è? È amarena! È amarena! Mo becco io la dentiera dello zio. Bava viscida o pessima frutta mazza, è l'unica blu! Cosa è? Il passion fruit, di che cosa sa? Il passion fruit? Sarebbe. È una cosa buona. Sa di sapone. No, non è bravissimo. Senti. Oh. Ora tocca di nuovo a me. Ok. Allora, adesso giriamo, vediamo cosa uscirà. Ah. No! Assaggia, va! Ora tocca a me! Ecco, bene! È piccolina rispetto a quella mezz'ora. Ah, ah, stronza! Che schifo! È una cosa schifosissima! Tocca a me! Ah. Tocca a me! Allora, via! Nera! Nera! Nera che cos'era? Carogna marcia o prugna selvatica? Ok, quindi a lei la vostra scelta. Mm.
Ma che è carogna marcia? Che vuol dire? La carogna marcia è un morto. Vai. Buona. Se poteva fa. Era una cosa orribile. Sapeva veramente di morto. Dopo un cioccolatino che c'è in frigo per togliersi i sapori. A voglia. Beh, non la tocca a me. Io incrocio le dita. Rossa di nuovo. Eccola. Ce l'abbiamo, no? Sì. Quindi di nuovo o dentiera dello zio o amarena. Io qua la vedo brutta. Ah, oh, io fino a mo' ho peccato tutte parlocchie. Dentiera dello zio, dentiera dello zio. Pronti? Tante paura io. Era dello zio. Ah, che schifo. Dopo mio. Allora prego Elisa, tocca a lei. Che sia buona, che sia buona, che sia buona. Nera, nera, nera. È nera, nera, nera. Porca la miseria. Secondo, se non riesce a cugna selvatica. Com'è? È quella buona questa volta. No. Terribile. Terribile perché. Quella rosa, alito della nonna. Alito della nonna, attenzione. Spero sia fragolina di bosco. Preparare il tovagliolo, please. Venga, così almeno io sputate. Quindi? Noi? Fragolina. Si sente dall'odore. Quella gialla, lardo bisunto. Bene. O lardo bisunto o mandarino cinese. Mandarino poco poco. E ce ne sono due. Quindi magari o fanno schifo tutte e due, o tutte e due sono buone, o una fa schifo e l'altra è buona. Prego, lei la scelta. Su. E questa è la sua risposta definitiva. Va bene quella? Vada. Oddio. Bravo! Mandarino! Bene! Bravo, per una volta almeno. Cavolo! Quindi mancherebbe solamente quella verde. No, no! Beh, l'ho nominata! No, ce l'avevamo quella brufo. Non è vero. Ok. Con questa a posto. Non so quale andare a prendere, però andiamo. Vabbè, mangiamo. Vabbè, mangiamo. Sarà piede sudaticcio o sarà giuggiola? Piede sudaticcio, giuggiola, giuggiola, sudaticcio. Se non l'hai ancora sputata vuol dire che è buono. Evidentemente giusto. Che non so manco il cacchio di sapore. Ma che sa? Ma dico mezza menta. E adesso assaggeremo quelle che mancano all'altre. Perché ormai quella ruota
abbiamo concluso e abbiamo girato. Quindi ora tocca a Elisa, che deve assaggiare quelle che ho assaggiato io. Questa. E magari con la fortuna che ho le becco tutte fallate. Adesso Elisa deve assaggiare la caramella rosa, che io ho già assaggiato e mi ha detto fortuna perché era fragolina, cioè altrimenti era alito della nonna. Assaggia. Invece c'è fragolina. È fragolina! Bene, ora invece a me mancava quella porella, l'ultima gialla, che lei ha detto culo, che era mandarino. Sarà mandarina anche questa? O sarà lardo piciuto? Prego Elisa, fornire tovagliolo, perché ho tanta paura. Qua. 3, 2, 1. Via, quindi rossa, quindi o dentiera dello zio o amarena. Porca puttana, dentiera dello zio. Bella della gia. Oddio, che schifo! Una cosa ripugnante! No, orribile! Mi sta venendo a vomitare! Allora, carogna marcia non è niente in confronto! Allora, attenzione! Quindi penso quando l'ho assaggiata io. Attenzione, quindi io assaggerò l'ultima caramellina nera e dopo di me Elisa assaggerà l'ultima caramellina verde. Attenzione. Hai beccato la prugna. Il mio alito sa di dentiera della. È prugna, è prugna! Prego, assaggi. Quindi, o viene il sudaticcio o giuggiola. La giuggiola si alimenta? Non li vedi? Ecco dove chiama lei. C'è quel gusto fresco di menta. Mm-hmm. Allora giuggiola! Che buona! Io me ne sono capitate solamente 3 non buone. Invece ad Elisa 4. Quindi. No, ah, com'è stata questo, secondo te, questa esperienza? Mi dica. Fa cagare. Allora, carogna e dentiera dello zio è una cosa veramente assurda. Fa vomitare. Fa schifo. Troppo. Come cavolo hai fatto prima? L'hai tenuta più in bocca di me. Io basta che l'ho addentata sopra, con no, i denti davanti, che è uscita tutto. E infatti per quello, perché io non l'ho addentata, io aspettavo che usciva. Senti. Questa invece è carogna. Questa è la mia pasta. The winner is Michela, quindi ho vinto io. Lei ha perso la challenge. E se vi è piaciuto il video, ragazzi, spolliciate, mettete un like e fate un bel commento con l'hashtag rischia il selfie. Rischia il selfie. Diteci nei commenti se l'avete provato, se l'avete fatto con gli amici, chi è che ha vinto, che cosa vi è capitato. E mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete fatto nel mio canale Michilam e in quello di Elisa. Troverete il video sia nel mio canale e sia in quello di Elisa. Quindi sotto alla descrizione del reciproco video troverete il canale ovviamente dell'altra, attivando la campanellina, così rimanete sempre sintonizzati quando una delle due pubblica un nuovo video. E
un bacione, un salutone e... Che poi, scusami tanto, questa qua non è proprio blu scuro, sembra più questa, azzurra. Guarda. Cappuccino, caffè o cioccolato al latte con yema e mezzo. Vanno bene allora cioccolato al latte con yema e mezzo. Con yema e mezzo. Papà. Un goccino.